Bene, eccoci qua per la Guida Slow Wine 2021 con la visita alla cantina Reva, un'azienda di Langa, un'azienda di Langa del Barolo. E lascio subito la parola ai protagonisti di questa azienda. In questo momento sono collegati Daniele Gaia e Gianluca Colombo. Partirei dalla storia, visto che siete un'azienda recente, nuova del panorama della Langa. Vi chiederei subito di fare una panoramica della storia aziendale, così da presentarla a chi ci sta guardando. Ciao Giancarlo, intanto un grande saluto a tutti gli amici di Slow Wine, grazie mille per questa opportunità che ci state dando. E sono Daniele Gaio, sono il direttore commerciale dell'azienda Reva e mi fa particolarmente piacere, insomma, raccontarvi un po' quella che è la nostra storia, una storia che, come hai già accennato tu, è molto recente, si parte dagli anni 2011-2012, ma in realtà ha tanto da dire perché l'azienda è estremamente dinamica in questi anni. Non si è mai fermata, anzi ha continuato a porsi l'asticella sempre, sempre più avanti e quindi insomma le evoluzioni che abbiamo avuto in questi anni sono state molte. Un'azienda nata da un'idea, da un'ambizione positiva di un imprenditore, Miroslav Lekes, arrivato in Langa sulle orme alla ricerca di vini dei grandissimi produttori di Langa, innamoratisi della zona e che ha creato una nuova realtà che fin da subito ha fatto perno sull'esperienza del giovane enologo e mio collega qua accanto Gianluca Colombo, partita con una proprietà divisa in due parti, circa 3 ettari a Monforte d'Alba e altrettanti circa nella zona di Ravera, quindi a Novello, e che poi nel corso degli anni ha saputo, ha voluto fortemente, come dicevo prima, mettersi sempre più alla prova, andando a cercare vigneti nuovi, andando a cercare nuove sfaccettature anche dei vari vitigni, e quindi andando poi a incrementare il parco viticolo con un piccolo appezzamento Grinzane Cavour, con un appezzamento Serra Lunga d'Alba nella zona di Lazzarito, andando ad affittare un piccolissimo vigneto a Cannubi, quindi si parla di Barolo, e adesso con l'ultima novità che rappresenta il nostro vero grande investimento sul futuro, che sono la bellezza di 16 ettari a Roddino, quindi fuori dalla denominazione Barolo, in cui abbiamo deciso di fare un investimento guardando veramente a lungo periodo, guardando anche ai cambiamenti climatici che abbiamo avuto in questi anni, quindi cercando di andare a investire anche in un microclima un pochino diverso da quello della sottozona Barolo, andando però a investire sulle stesse varietà, Dolcetto, Nebbiolo, Barbera, più il Pinot Nero per la produzione del vino spumante. Un'azienda che è partita con l'obiettivo di creare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo non significa andare a produrre qualcosa che ancora non esiste, ma significa produrre qualcosa con una forte personalità. E la ricerca di questa personalità, della qualità all'interno dei prodotti, ci ha portato nel corso degli anni a lavorare soprattutto in vigna con uno sforzo particolarmente vivo, andando a cambiare le tecniche di potatura, andando a cambiare la gestione che è passata ad essere completamente biologica, certificata a partire dal 2018, ma Gianluca poi avrà modo di dirvi anche quello che è il nuovo passo che stiamo affrontando. Siamo un bellissimo team, si lavora molto bene insieme, siamo tutte persone, mi reputo giovane, tutte persone giovani, con esperienze diverse alle spalle, quindi portano all'interno dell'azienda idee e sfaccettature diverse che a volte possono anche creare discussioni, ma discussioni in senso ovviamente molto costruttivo. Ognuno pone le sue idee, le sue innovazioni, se così possiamo dire, al servizio dei prodotti, si discute, si chiacchiera e poi ovviamente si parte con il lavoro alla ricerca veramente di qualcosa di estremamente particolare.
Benissimo, Daniele, è stato molto, molto chiaro. Ecco, stavi facendo riferimento in modo molto preciso intanto a un parco vigneti spettacolare, perché poter contare su un trittico come Ravera, che io reputo comunque uno dei crew più interessanti, l'abbiamo visto con aziende di grandissimo peso, come in primis Cogno, poi l'esperienza di Vietti, l'esperienza di Vaira, quindi tutte grandi aziende, e poi anche con la vostra versione, che è sempre di grandissimo valore. Ma poi comunque giocate anche un campionato importante, se si pensa al Lazzarito, che tra l'altro forse è quello dove siete in questo momento, Esattamente. e poi, beh, Cannubi, tutti ormai lo conoscono, e quindi sarà una sfida davvero importante. Ecco, quindi io partirei intanto dal panorama Vitato. È interessante anche la scelta di andare a Roddino, quindi allargare a un territorio magari meno conosciuto, però di grande valore. E alle pratiche di vigna, perché in questo so che comunque l'azienda ha sempre puntato molto, ci ha sempre creduto fin dall'inizio, e chiederei a Gianluca a questo punto di raccontarci sia qualcosa sul panorama Vitato, sul fatto che queste sfide con crew o menzioni geografiche aggiuntive di grandissimo valore, e anche ambiziose per un enologo come lui, e anche alla fine anche un contadino, perché Gianluca ha anche una sua azienda propria, e avremo modo poi di parlarne con lui più avanti, quando faremo la visita alla sua azienda personale. Quindi la sfida con vigneti da far tremare i polsi in quanto a nomea, e dall'altra parte invece la sfida agricola, cosa state facendo di nuovo, o comunque le. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Allora, Reva sì, è un'azienda composta da 6 proprietà oggi. C'è quella di Monforte d'Alba e quella di Ravera, che sono le due originali da cui è partito il progetto. Poi negli anni si sono aggiunte due acquisizioni, anzi più acquisizioni. C'è stata quella di Grinzane, qua sotto il castello di Grinzane Cavour, dalla quale produciamo il Barolo Classico, o meno buona parte del Barolo Classico. C'è la proprietà di Lazzarito, che è di 1,5 ettaro su due versanti, quello ovest e sud-ovest, dove siamo adesso, difatti si vede bene il castello di Serralunga dietro di noi, e lato est, sempre di Lazzarito, che è di 1 ettaro, il lato est, mezzo ettaro questo lato qua. Dopodiché c'è stata l'acquisizione di Roddino, una proprietà molto grande di 27 ettari, di cui 16 erano vitati, e li abbiamo estirpati praticamente tutti, e la Cannubi, che non è un vigneto di proprietà, è un vigneto con la quale c'è una collaborazione molto forte con i proprietari del vigneto, dove appunto noi possiamo condurlo con le metodologie che utilizziamo per i nostri vigneti, e dal 2016 insomma è all'interno della nostra produzione. Noi abbiamo quindi diverse altitudini e diverse esposizioni. Partiamo da Grinzane, che è la vigna più bassa, che ha 200 metri di altitudine, e arriviamo a Roddino con dei picchi di 500 metri di altitudine. In questo panorama abbiamo territori diversi, perché la zona di San Sebastiano è una zona più fresca, la zona di Novello, dove noi abbiamo il nostro Cru Ravera, è un Ravera che è estremamente diverso da quello dei nostri vicini, aziende molto importanti, perché ci troviamo in una parte un pochettino più bassa della collina, con esposizioni che vanno da est a sud, e con suoli molto, molto, molto argillosi. C'è molta meno sabbia rispetto alle parti più alte della collina di Ravera, da dove escono altri Cru. Altri crew di altre aziende. Roddino è stata la sfida più difficile, perché estirpando tutto e ripiantando la vigna, avevamo una difficoltà nel poter prima capire, no? Cosa piantare, dove e come. E c'è stato uno studio che è durato più di un anno, nella quale abbiamo cercato di comprendere quali fossero le potenzialità dell'azienda. Difatti, non abbiamo piantato tutta la proprietà, abbiamo piantato una parte, e suddivisa in diversi vitigni, tra cui il Nebbiolo, ovviamente. In diverse versioni, tutti i biotipi di Nebbiolo che ci sono in Langa, quindi l'Ampia, il Michè, il Nebbiolo Rosé, siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo piantato anche una varietà di Nebbiolo più del Nord Piemonte, perché comunque parliamo di 430-440 metri di altitudine. Abbiamo piantato il Sauvignon perché ci piace, perché continuiamo a produrlo perché ci piace, e la Barbera in piccola parte, e infine abbiamo piantato anche il Pino Nero in diverse varietà.
e anche un po' di Pinot Meunier, per produrre appunto il nostro metodo classico. La gestione di tutti i vigneti è in larga parte del nostro personale. Quest'anno, voi causa coronavirus, anche i ragazzi del reparto commerciale ci danno una mano, e quindi stiamo praticamente svolgendo tutte le lavorazioni senza l'utilizzo di terzi, e questo secondo me ci sta aiutando tanto per, insomma, per l'impostazione dei vigneti in un modo migliore. Stiamo lavorando con più attenzione e meglio, anche se l'attenzione ai vigneti negli ultimi anni è diventata la nostra mania, siamo diventati insomma molto molto più precisi e più sensibili. L'azienda è certificata biologica, quindi dal 2015 noi siamo in biologico, ma non ci basta, non siamo sazi, e io ritengo che noi forse siamo più ricercatori che produttori. La cosa bella è dell'essere ricercatore è che non è che per forza devi trovare qualcosa, ma comunque ricerchi. Esempio, l'anno scorso, visto anche i limiti che sono stati creati sul rame, sui dosaggi di rame a ettaro dalla Comunità Europea, abbiamo iniziato a interrogarci, abbiamo fatto delle prove con dei prodotti ovviamente naturali su una parte molto più complicata per la peronospora Monforte, e abbiamo gestito un ettaro senza dare rame, portando a casa dell'uva, producendo dell'uva. Quest'anno ovviamente abbiamo alzato l'asticella, per cui tutta la proprietà di Monforte è trattata in biologico ovviamente senza dare rame. Vedremo insomma se porteremo a casa dell'uva a settembre-ottobre, ma pare di sì. Questo comporta, lavorare in questo modo comporta dei rischi e comporta soprattutto una formazione personale molto alta. Noi abbiamo qua tutto ragazzi del gruppo di lavoro, che ovviamente facciamo tutte le potature invernali, tutti i lavori invernali, tutte le parti meccanizzate, sono formati e sono sensibilizzati. Siamo un gruppo, non c'è un singolo, e sono molto bravi. Ovviamente ci teniamo in allenamento, continuiamo a fare formazioni per cercare di essere sempre all'avanguardia, all'altezza degli scopi che ci siamo prefissati. Nonostante questo, io non sono soddisfatto ancora, perché credo che l'agricoltura biologica sia la base. In un territorio come questo è obbligatorio, vuoi per il valore aggiunto dei terreni, dei vigneti e dei vini, che ci obbliga a essere molto più rispettosi della natura, vuoi anche perché i vini, se i terreni, se lavorati con il regime biologico, sicuramente mantengono una fertilità maggiore. Ma non ci basta, non ci basta. Per questa ragione sto iniziando a valutare il passaggio a un'agricoltura biodinamica per Reva, probabilmente dal 2021, ma questo comporterà anche un cambio della fisionomia dell'azienda, nel senso che Reva, a nostro parere, anche confrontandomi con Daniele, dovrà diventare più un organismo agricolo che un'azienda agricola o un'azienda vitivinicola come una classica azienda. Questo ci obbligherà, e questo mi fa molto piacere, anche a confrontarci con altri tipi di colture. Sicuramente faremo dei frutteti, io ho questo sogno di piantare dei grani antichi, iniziare a seminare grani antichi, a prendere qualche piccolo animale, giusto per iniziare. Non vi dico che fra 2 anni ci vedrete lavorare con i cavalli in vigna, perché forse ci arriveremo fra 10 o 12 se saremo bravi. E comunque iniziare a valutare un'applicazione biodinamica per avere delle uve diverse e che ci consentano di aumentare ancora la qualità dei nostri vini. Questo per noi è fondamentale, e difatti stiamo andando proprio in quella direzione lì. E ovviamente con una proprietà così estesa la gestione in agricoltura biodinamica sarà più complicata, ma a noi le cose facili non ci sono mai piaciute, per cui insomma continuiamo ad andare avanti in quella direzione. Ecco, Gianluca, scusa se ti interrompo. Facevi riferimento ai vini. Ecco, io entrerei proprio nella parte enologica, che comunque curi anche tu, quindi sì, sei la persona adatta a cui chiedere. Ecco, la parte vini. Voi avete uno stile, secondo me, piuttosto preciso. Mi piacerebbe che cercassi di delinearci quelle che sono le vostre idee in cantina, riassumendocele, sì, e raccontandoci anche quelle, per sommi capi, quali sono i vini principali che producete. E cosa ricercate in questi vini? Quali sono le caratteristiche che voi ricercate nei vini che producete? Quali sono le caratteristiche, le qualità a cui volete arrivare? Quindi la longevità, la bevibilità, la freschezza, la potenza. L'idea vostra, okay, di stile aziendale. Allora, io sono cambiato molto. Ho iniziato nel 2002-2003 a lavorare come assistente di enologi, ed era un contesto molto diverso da quello attuale. Molto più tardi ho iniziato ad assaggiare i grandi vini, e grandi vini sono grandi vini, punto.
classici, moderni, chiamali come li vuoi, ma sono grandi vini e hanno sempre una linea comune ai grandissimi vini, che si bevono con una velocità pazzesca e fanno stare molto bene chi li beve. Una bottiglia dura poco. E quindi quello un pochettino è stato un po' vedere a lui. Noi abbiamo uno stile, può darsi che sia uno stile. In realtà quello che io cerco sono vini unplugged, cioè vini acustici, vini dove quello che tu percepisci quando li prendi sono varietà, annata, territorio, basta. Cioè dove tutte le altre manifestazioni di ego oppure esercizi di stile, insomma, vengono neutralizzati, non devono essere presenti. Detto così in due parole è molto facile, però per secondo me per ottenere questo ci va sensibilità e presenza. Vuol dire che sin dal periodo di raccolta si gira in vigna, si assaggia l'uva. Prima si guardava solamente le analisi. Oggi noi assaggiamo l'uva per capire quando è ora, ovviamente confrontandoci anche con i dati analitici, ma principalmente l'assaggio, quello che ci fa dire raccogliamo, è il meteo. E in secondo luogo lavoriamo forse di sottrazione più che di addizione sui vini, nel senso che non facciamo grandi cose in vinificazione, non facciamo mega rimontaggi, non siamo sempre lì a muovere queste bucce, ma cerchiamo di interpretare l'annata, che è la cosa più difficile perché ogni annata è diversa. Il comportamento che abbiamo attuato nei Barolo 2017 rispetto ai 18 e 19 sono tre comportamenti completamente diversi. Amiamo il cappello sommerso? Sì, ma non è detto che lo facciamo tutti gli anni e non è detto che duri 3 mesi, 4 mesi tutti gli anni. Quindi ogni annata interpretiamo. Su qualcosa siamo categorici, che è sui legni, perché tutti i vini di Reva passano in legno, escluso il dolcetto, e tutti passano praticamente il rovere austriaco, perché abbiamo riscontrato che per i nostri vini, per quello che vogliamo noi, forse sono i legni migliori, perché non ci danno interferenze aromatiche o gustative. Detto questo, noi produciamo il dolcetto, che fino al 2019 è prodotto con la vigna San Sebastiano, quindi è molto più simile a un Dogliani rispetto a un dolcetto d'Alba, e lì cerchiamo una freschezza, un'esplosività pazzesca, perché i dolcetti di quella zona lì hanno dei profumi di ciliegia, di frutti rossi, di viola, che in altri territori non ci sono, è una dolcezza tannica che è bellissima. Il dolcetto era piantato a sud, sud-ovest oltretutto, quindi maturava molto bene. Abbiamo dovuto estirpare la vigna perché era molto vecchia, c'erano molte fallanze, non era più sostenibile. L'abbiamo ripiantato, anzi lo stiamo ripiantando a Roddino. Poi produciamo un bianco, un solo vino bianco per ora, che è un assemblaggio di Sauvignon Blanc e Sauvignon Grigio. Questo perché tante volte i Sauvignon Blanc diventano un po' troppo pesanti, no? Con questa intensità aromatica. E il Sauvignon Grigio è una varietà affascinante perché dà una mineralità, una parte di acidità e salate, di finezza aromatica che il Sauvignon Blanc non ha. Per cui noi abbiamo due vigneti, uno di Sauvignon Blanc e uno di Sauvignon Grigio, raccogliamo e vinifichiamo separatamente le uve e poi assembliamo i vini dopo e fanno passaggio in legno. Dal 2019 addirittura fa botte grande il Sauvignon e appunto uscirà dopo un anno e mezzo di affinamento, non uscirà più ad aprile dell'anno successivo alla vendemmia, proprio perché abbiamo capito che il nostro bianco è molto più buono dopo almeno un anno e mezzo di affinamento. Produciamo la Barbera, d'Alba Superiore, che arriva da più vigne, dalla Ravera, da Monforte d'Alba, due vigneti a Monforte d'Alba, e anche lei fa legno ed è un vino che parla anche del territorio, perché essendo zone più fresche, l'acidità magari è leggermente più elevata, ed è molto bella la nostra Barbera, mi piace molto. Il Nebbiolo d'Alba non lo chiamiamo Langhe Nebbiolo per scelta, potrebbe essere più facile produrre un Langhe Nebbiolo, ma a noi non interessa. Nebbiolo d'Alba perché la vigna a Monforte d'Alba, dove c'è la sede aziendale, è di 800 metri, un chilometro fuori dalla zona del Barolo, ma da dei nebbioli pazzeschi, e Nebbiolo d'Alba perché secondo noi come denominazione tutela di più i nostri clienti, prevede un anno di affinamento in legno, una resa più bassa etera del Langhe Nebbiolo ed è solo 100% Nebbiolo. Anche questo affinato in botte grande e poi uscirà dopo un anno e mezzo di affinamento. E poi entriamo nel gioco con i Baroli, dove adesso dal 2016 abbiamo 3 cru e un Barolo Classico. Barolo Classico non c'è un vino più buono dell'altro, un vino più interessante dell'altro, sono tutti diversi, hanno tutti una loro identità molto molto chiara. Ovviamente durante il percorso nostro di conoscenza anche dei vigneti che abbiamo stiamo migliorando, quindi anno dopo anno noi miglioriamo con i nostri vini, interpretandoli forse anche meglio, ma il Barolo Classico tendenzialmente è la vigna di Grinzane Cavour assemblata con parti di Ravera e anche di Serra Lunga d'Alba. Esce adesso, 2016 è uscito adesso. Poi il Barolo Cannubi,
primo anno di produzione 2016 uscito adesso, perché noi ci siamo trovati a produrre il Barolo Ravera, che era l'unico equilibrio aziendale, per anni. Poi vinificando nel 2016 Lazzarito e Cannubi, oltre che Ravera, ci siamo subito resi conto che dovevamo cambiare il nostro approccio, perché non sarebbero stati pronti nello stesso momento questi vini. Per cui abbiamo visto che il Cannubi tendenzialmente è il vino più espressivo, più comprensibile sin da giovane. Abbiamo pensato di uscire da quest'anno col Barolo Cannubi e non uscire col Barolo Ravera 2016, ma lasciarlo in bottiglia un anno in più, perché sicuramente darà delle espressività migliori, sarà più, leggermente più pronto. Abbiamo anche pagato il fatto di uscire presto col Barolo Ravera qualche anno fa, in annate come la 2013, faccio un esempio. E poi abbiamo Lazzarito. Lazzarito, sin da subito abbiamo capito che è un vino di lunghissimo invecchiamento e uscirà come Barolo Riserva dalla 2016, perché lui ha proprio bisogno di più tempo, di rilassarsi molto di più in bottiglia rispetto agli altri vini. E hanno tutti un'identità molto chiara. Messi uno di fianco all'altro, vedrete che l'anima delle vigne esce fuori, le caratteristiche del territorio usciranno fuori in modo molto evidente. Non è stato facile per noi capire vigneti, però oggi ci siamo già arrivati a, insomma, un punto che è abbastanza soddisfacente, anche se io dei vini che produciamo non sono ancora mai soddisfatto abbastanza.